Dedichiamo il video numero 8 a due meccanismi frequentemente analizzati, il cantonale e il caso del ribaltamento per le pareti a doppia cortina. Cominciamo col cantonale facendo sempre riferimento a questo edificio di esempio. Bene, per la modellazione di questo cinematismo dobbiamo, come sempre, tagliare i corpi partecipanti. Questa volta utilizzeremo il taglio tramite un piano qualsiasi, perché descrive bene il distacco di un cantonale. Quindi selezioniamo i corpi da tagliare e definiamo il piano di taglio definendo i suoi tre punti. Confermando, abbiamo ottenuto il solido di distacco. A questo punto dobbiamo definire l'asse di rotazione. Il cinematismo di ribaltamento del cantonale non è altro che un cinematismo di ribaltamento semplice, ma l'asse si risulta inclinato rispetto alla direzione della parete. Ecco, Quindi quindi per è definirlo, interessante andare a operare in una sezione orizzontale dell'edificio in corrispondenza del punto che è la cerniera di base del ribaltamento per definire appunto l'asse attorno alla quale avviene la rotazione. sì, sfruttiamo infatti il comando box sul piano XY e scegliamo come punto di applicazione la base del cantonale. A questo punto è stata creata una sezione dell'edificio, una sezione orizzontale nello specifico. Possiamo aumentare il valore del box inferiore e superiore in modo da visualizzare tutto l'edificio. Il vantaggio di aver fatto questa operazione è che il nostro UCS, il nostro sistema di riferimento, si è spostato in quel punto, avendo il piano XY, in posizione orizzontale. Questo ci permette, nel momento in cui andiamo a definire, l'asse di rotazione, di avere, come, piano di riferimento proprio un piano passante per questo punto. Abbiamo anche la forzatura del cursore in posizione 45 gradi nel caso in cui sia attivo il puntamento polare. Potrebbe essere però interessante vedere anche il caso in cui volessimo definire un asse orientato diversamente, per esempio un po' più inclinato, perché per qualche motivo si ritiene, magari perché l'angolo dell'edificio non è perfettamente a 90 gradi, di avere un asse, di rotazione differente. Sì, per farlo potremmo creare una linea di riferimento in modo da applicare la rotazione voluta. Quindi andiamo nella scheda Disegno e Modifica, creiamo una linea che inizialmente posizioniamo in posizione lungo l'asse X e poi, sfruttando il comando ruota, selezioniamo la linea e ruotiamo intorno a questo punto di un angolo, per esempio 60 gradi. Digitiamo 60. Ecco, in questo modo abbiamo costituito il riferimento che ci permette poi di definire l'asse di rotazione. Esatto. Andiamo infatti a applicare di nuovo il ribaltamento semplice. Questa volta sfruttiamo la linea per avere la direzione dell'asse di rotazione. Bene. A questo punto non ci resta che selezionare i corpi partecipanti al meccanismo. Questo è un meccanismo semplice, quindi non occorrerà differenziare la tipologia di corpo. E possiamo già visualizzare un'anteprima della rotazione. Molto interessante. Ecco, tra l'altro sarebbe anche interessante vedere se intorno a 45 gradi c'è un cambiamento del moltiplicatore di collasso. Qui abbiamo 0,161. Sì, andiamo a fare una copia di questo meccanismo e definiamo l'asse di rotazione con un'inclinazione di 45 gradi, sfruttando questa volta il puntamento polare. Vediamo che il moltiplicatore di collasso ha subito una crescita e questa è l'anteprima del movimento. Sì, perché il valore del moltiplicatore di collasso è legato anche ai corpi che stanno ribaltando. Nel nostro caso, per esempio, abbiamo intercettato un corpo non simmetrico e quindi l'angolo
più sfavorevole, non è a 45 gradi, ma è orientato secondo un altro tipo di direzione. Facendo queste modifiche all'asse di rotazione si può esplorare tutte le situazioni desiderate. Bene, dopo aver visto il Bene. cantonale, passiamo al caso del ribaltamento della parete a doppia cortina, dove sarà interessante vedere come la cortina retrostante slitta rispetto a quella antistante. Ed è in questo tipo di ribaltamento che potremo introdurre anche i cosiddetti effetti statici e sismici dei carichi, cioè il fatto che sia possibile considerare, per esempio nel caso appunto, del ribaltamento a doppia cortina, la cortina interna come anche stabilizzante oppure solo ribaltante. Bene, per modellare questo tipo di cinematismo occorre tagliare i corpi con un piano verticale, in modo da separare i due paramenti della parete. Quindi sfruttiamo di nuovo il comando taglio tramite un piano qualsiasi. Selezioniamo come corpi da tagliare quelli di questa facciata e definiamo il piano per tre punti come il piano intermedio della parete. Quindi definiamo i due punti alla base e un punto in altezza, in elevazione, in modo da avere un piano verticale. Questo è il piano che andrà a tagliare i corpi, confermo. E notiamo come la parete sia stata effettivamente affettata in modo da separare il paramento esterno dal paramento interno. A questo punto, possiamo procedere con la definizione del meccanismo di ribaltamento di parete a doppia cortina, che prevede la definizione della cerniera sul bordo esterno del muro e l'inserimento di un punto che individua l'asse della seconda cerniera. A questo punto è possibile selezionare i corpi facendo attenzione a differenziare i corpi A dai corpi B, perché abbiamo due assi di rotazione. Scegliamo corpi A, quelli all'esterno, e corpi B, quelli appartenenti al paramento interno, cliccando due volte. Adesso visualizziamo subito un'anteprima per vedere se la modellazione è stata effettuata correttamente. È il nostro caso, infatti, e possiamo notare come il paramento interno non solo ruota rispetto all'asse B, ma c'è anche uno scorrimento rispetto al paramento esterno. Benissimo. Ecco, vediamo appunto questa differenziazione fra il caso dell'effetto anche stabilizzante oppure solo ribaltante della cortina interna. Sì, in questo caso avevamo un moltiplicatore di collasso di 0,044. Se andiamo a selezionare i corpi del paramento interno, quindi i corpi B, abbiamo nella griglia delle proprietà la proprietà effetti, che ci permette di stabilire se il corpo ha effetto statico, sismico o entrambe. Bene, effetto statico vuol dire che è stabilizzante perché appunto il carico verticale fornisce un momento stabilizzante. Effetto sismico invece che è di tipo ribaltante. Quindi in questo moltiplicatore di collasso di 0,044 c'è l'effetto stabilizzante della cortina interna. Se ci mettiamo l'effetto solo sismico, dovremmo trovare una diminuzione, e infatti eccola, del moltiplicatore di collasso. La cortina interna a questo punto spinge e basta, ma non è in grado di stabilizzare il cinematismo. Esatto. Ecco, quindi Da notare che i corpi che appartengono al cinematismo sono in principio in comune con tutti gli altri cinematismi, ma successivamente ai tagli abbiamo ottenuto delle entità proprie del cinematismo. Quindi questa modifica effettuata ai corpi B del cinematismo di ribaltamento di parete a doppia cortina non ha effetto sugli altri cinematismi, ecco, quindi è una proprietà. come giustamente deve essere, in modo tale da non ripercuotersi in altri modelli di cinematismo presenti nel nostro edificio. Bene, appuntamento al prossimo video per continuare l'esplorazione di PCM 2014.